la firma del codice di Camaldoli. La pace non è mai un bene perpetuo. Questa consapevolezza dovrebbe muoverci a responsabilità e decisioni. Le parole del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che ha aperto il convegno organizzato nell'eremo toscano. Odessa, nel mirino della Russia, ancora un attacco sulla città portuale ucraina dopo il mancato rinnovo dell'accordo del grano tra Kiev e Mosca, colpiti i depositi dei cereali. Tromba d'aria in Lombardia fra Cernusco e Gessate, grandinate accompagnate da vento e fulmini in Veneto. Il centro-sud continua a fare i conti con le temperature roventi e si pensa come tutelare i lavoratori che rischiano la propria salute per il caldo. Edizione delle 20.30 del TG 2000. Dunque il presidente della CEI Zuppi lancia un rinnovato impegno dei cattolici per una politica del bene comune. L'occasione è l'80° anniversario del Codice di Camaldoli. Augusto Cantelmi. Uno dei problemi di oggi è proprio forse il divorzio tra cultura e politica, consumatosi negli ultimi decenni del Novecento con il risultato di una politica epidermica, a volte ignorante, del giorno per giorno. Uno dovrebbe diffidare di una politica così, ma spesso ne finiamo vittime, presi dall'inganno dell'agonismo digitale, che non significa affatto capacità. Così il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, nella prolusione in occasione del convegno nel monastero di Camaldoli per gli 80 anni del Codice, uno dei documenti più significativi del cattolicesimo italiano. A dimostrarlo la stessa presenza del capo dello Stato Mattarella, giunto nel comune toscano tra gli applausi di cittadini e turisti. Nel suo intervento il Cardinal Zuppi ricorda che il Codice di Camaldoli fu scritto durante uno dei momenti più bui della storia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, il Codice nacque in uno dei momenti più bui della lunga notte della guerra. E nelle parole del Cardinale torna spesso la parola pace, pronunciate da Zuppi anche nell'incontro con il presidente americano Biden a Washington, ma della missione il presidente della CEI preferisce non parlare. E tra il presidente della Repubblica Mattarella e Cardinale Zuppi, prima dell'inizio del convegno, un incontro privato di circa un quarto d'ora al centro, forse il viaggio dell'inviato del Papa negli Stati Uniti. Cosa resta del Codice di Camaldoli? Perché è così importante per la storia repubblicana e per la storia del pensiero cattolico? Ma perché qui si è pensato per la prima volta un modello di Italia dopo il fascismo, e quindi un modello di economia, un modello di welfare e un modello di istituzioni democratiche. Giustamente il capo dello Stato ha detto qui sono stati anticipati, nel senso che qui è nata la ispirazione per i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Beh, è stato un momento importante della storia del nostro paese, perché appunto è stato il contributo anche del mondo cattolico alla nascita della nostra Repubblica, del nostro paese, ed è significativo che si sia svolto qui in un monastero dove alcuni intellettuali cattolici hanno pensato alcune linee per una presenza anche cristiana nella società. Al di là di un partito, la premessa di tutto, già alla fine di luglio, quando crolla il regime e repentinamente si attiva la vicenda del Codice di Camaldoli, della redazione del testo, la premessa di tutto, noi facciamo questo anche al di là della politica, non vogliamo contaminazione con la politica. La nostra è una proposta, uno sforzo verso la coscienza civile del Paese. E veniamo alla situazione meteo. In Italia nubi, fragi e grandinate al nord, caldo torrido al sud, e si pensa come tutelare quei lavoratori che ogni giorno rischiano la vita a causa delle temperature roventi. Letizia Davoli e David Murgia. Sono di questa mattina le immagini della tromba d'aria che ha colpito le aree tra Cernusco sul Naviglio e Gessate, un evento durato qualche decina di secondi che ha causato danni notevoli in una zona già investita ieri dal maltempo. A Gessate in particolare è stata colpita la zona industriale. Questi qua volavano, pezzi così volavano. A mattoni.
A Ciliverghe, in provincia di Brescia, il vento ha scoperchiato la chiesa di San Filippo Neri e la canonica. A fare le spese del passaggio di questa forte perturbazione, soprattutto la Lombardia settentrionale e il Veneto, battute da intense grandinate accompagnate da vento e fulmini. Mi hanno chiamato di venire subito qua, che era successo un po' un casino e che il tetto del comprabene era venuto giù. Stanotte diciamo che mia moglie eravamo lì a guardare la televisione e si sentiva il rumore. Tutta una volta non si capiva più niente, no? Poi stamattina è un'altra cosa, è ancora peggio, 10 minuti ha fatto questa distruzione. Proprio un fulmine nel corso di un violento temporale su Verona ha colpito un uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno compiuto circa 110 interventi e le previsioni per il fine settimana danno ancora allerta arancione per maltempo su molte zone, soprattutto lungo l'arco alpino. Il centro-sud invece continuerà a fare i conti con temperature roventi. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mette il bollino rosso ancora su 19 città, tutte concentrate nella parte centro-meridionale del paese. Il caldo, secondo le previsioni, si allenterà lievemente nelle prossime 48 ore per poi lasciare il passo a una nuova onda di calore a metà della settimana prossima. Lavorare con il caldo è dura? È dura, molto dura. Dovrei sentirmi male, per che cosa? Per quale motivo? Quando è possibile avere una cassa integrazione? L'emergenza caldo e il lavoro è uno dei temi al centro dell'incontro tra la ministra Calderone, associazioni datoriali e sindacati per trovare soluzioni su questo fronte. Si può lavorare quando fa tanto caldo? Molte le ipotesi su cui governo e sindacati si stanno confrontando, tra queste la possibilità di chiedere la cassa integrazione ordinaria se si superano i 35 gradi, come previsto dall'INPS. E poi l'iniziativa del CNR e INAIL sui bollini rossi di allerta caldo per la salute dei lavoratori, cioè una mappa del rischio consultabile con un'app che fornisce una classificazione in base ad aree geografiche di 3 giorni in 3 giorni, con le ore da evitare per tipologia di lavori, dai più pesanti attività fisica intensa a quelle più leggeri, attività fisica moderata. Noi lavoriamo dalle 7 di mattina fino a mezzogiorno, poi mezzogiorno e mezza finiamo di mangiare, mezz'ora, e riattacchiamo e ristacchiamo alle 3:30. Preferisco lavorare perché ho famiglia, ho 2 nipoti a carico e lo Stato non c'è. Capito, Miliardo? 40 gradi, 62 anni, ecco che sto a fare. E 16 ore al giorno. Sono d'accordo perché in questi momenti, specialmente in quest'ultimo periodo, ha fatto abbastanza caldo, specialmente per noi che lavoriamo abbastanza il tempo fuori. Mentre per altre categorie di lavoratori, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, paragonando l'emergenza caldo al Covid, ha proposto il ricorso allo smart working. La guerra in Ucraina, ancora bombardamenti su Odessa, tra gli obiettivi i depositi di grano. Federico Plotti. Resta Odessa in questi giorni il principale bersaglio dell'offensiva russa, colpita più volte anche con missili supersonici Onyx. Proprio la città da cui fino a qualche giorno fa, in virtù dell'accordo mediato da Turchia e ONU, partiva via mare la stragrande maggioranza del grano ucraino. Ma quel concordato al momento non esiste più, non è stato rinnovato per volontà del Cremlino, che adesso ha messo nel mirino delle sue bombe proprie i depositi del prezioso cereale. Secondo il Financial Times, la Russia vuole mettere fuori gioco il suo principale competitor nelle esportazioni di grano e avrebbe già pianificato nuove rotte per rifornire soprattutto i paesi africani, come confermano anche da Mosca. Nel frattempo sono già diversi giorni che da Odessa non salpano più navi. Per la Russia, dopo la chiusura dell'accordo, qualsiasi mercantile che prende il largo nel Mar Nero verrà considerato alla stregua di una nave nemica. E Mosca mostra i muscoli non solo a parole. Oggi, durante un'esercitazione militare, per la prima volta sono stati lanciati da una nave missili da crociera proprio a ridosso delle coste ucraine. Patrick Zaki sarebbe dovuto arrivare domani in Italia, ma il suo rientro è stato posticipato. Maurizio Rischino. Bisogna aspettare ancora un paio di giorni e non più domani per vedere Patrick Zaki a Bologna, dove ha studiato e vissuto. C'è un leggero cambiamento nei piani, poiché i documenti per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno, ha fatto sapere su Twitter lo stesso Zaki. Sarò a Bologna per 2 settimane con la mia adorabile fidanzata, poi tornerò in Egitto per preparare il mio matrimonio, che sarà a settembre, ha rivelato il ricercatore universitario. Patrick Zaki, 32 anni, è stato rilasciato ieri dal carcere di Nuova Mansur in Egitto dopo la grazia concessa dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. 3 giorni fa era stato condannato a 3 anni di carcere, di cui 22 mesi già scontati, con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie e propaganda per il terrorismo, in seguito ad un articolo con il quale ha denunciato persecuzioni subite dalla comunità cristiana copta in Egitto, di cui lui fa parte.
Stamattina in Duomo i funerali dei 6 anziani morti lo scorso 7 luglio nell'incendio della RSA Casa per Coniugi. Il servizio di Giada Giorgi. È giorno di lutto cittadino a Milano. In Duomo questa mattina la celebrazione dei funerali delle 6 vittime dell'incendio scoppiato nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso nella residenza per anziani Casa dei Coniugi in via dei 500 a Milano. Mentre la procura continua ad indagare sulle responsabilità di quanto accaduto, 6 gli iscritti al registro degli indagati, oggi è stato il tempo del ricordo nella commozione di parenti e operatori accorsi nella cattedrale. Come pensate che sia un incendio? È un inferno. No? Erano tutte donne, poi le donne sono sempre quelle che pagano il prezzo più alto, sarà perché viviamo più a lungo, E c'era un povero straniero. Poi alla fine sono sempre gli ultimi, per quello che dicevo, non applaudiamo, mettiamoci in ginocchio e cerchiamo di cambiare veramente la realtà. A presiedere la messa l'arcivescovo Mario Delpini, che nell'omelia ha parlato di Cristo presente anche nella solitudine. Tu non sei una solitudine desolata che è destinata a svanire senza che alcuno ne senta la mancanza. 2 delle 6 vittime uccise dalle fiamme erano rimaste sole, senza più parenti. Siamo qui anche per questo, ha detto il sindaco Beppe Sala, presente alla celebrazione. Rappresentavo i parenti mancanti, così questa tragedia e con le, ovviamente le cause su cui oggi non è proprio il momento per soffermarsi. Io richiamo la cittadinanza a aiutare a fare volontariato in queste strutture dove la solitudine è ancora enorme. 2 persone iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Roma dopo una denuncia presentata dai familiari di Andrea Purgatori. Sentiamo perché, da Erika Calvani. Diagnosi e cure sbagliate. Secondo la famiglia del giornalista Andrea Purgatori, venuto a mancare lo scorso mercoledì, potrebbero essere le cause della sua fulminea morte. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in seguito alla denuncia dei familiari per presunte cure sbagliate e al momento sono 2 le persone iscritte sul registro degli indagati, un medico e un tecnico di una struttura diagnostica di Roma. I familiari chiedono di accertare la correttezza della diagnosi di una nota clinica romana, la conseguente necessità delle pesanti terapie prescritte e se, a causa di eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie. Purgatori era in cura per un tumore ai polmoni e i dubbi sono prevalentemente legati alla presenza o meno di metastasi cerebrali e alla conseguente necessità di ricorrere alla pesante radioterapia al cervello. Le radiografie eseguite nella prima clinica le attesterebbero, ma non sarebbero confermate dei successivi accertamenti in un'altra struttura. Intanto sono già in corso le operazioni di acquisizione delle cartelle cliniche del giornalista dal 24 aprile al 19 luglio per accertare che le terapie siano state adeguate. I familiari sono intenzionati a far luce sulla tragica vicenda e il primo passo è rappresentato dall'autopsia in programma nei prossimi giorni. In India adesso, dove 16 persone sono state travolte e uccise da una frana. Marco Bergamaschi. Le squadre di soccorso hanno ripreso oggi le ricerche interrotte per le piogge intense di possibili sopravvissuti ad una massiccia frana in linea occidentale che ha ucciso 16 persone al momento, provocato decine di dispersi. La terra ha ceduto la notte di giovedì nell'isolato villaggio di montagna di Shalvadi, stato del Maharashtra, a circa 60 km da Mumbai, abbattendo diverse case e intrappolando molti che vivevano al loro interno. Le squadre di soccorso lavorano duramente utilizzando anche le unità cinofile e hanno portato in salvo molti abitanti mentre la fitta nebbia e le forti piogge hanno ostacolato già difficili sforzi di salvataggio. Il tempo è inclemente, racconta questo ufficiale della protezione civile. Piove a dirotto, c'è la nebbia e molto vento. Circa 100 per l'autorità, le persone che si teme siano ancora intrappolate. Ieri i soccorritori avevano cercato per oltre 12 ore sotto forti piogge e nebbia, schivando grossi massi caduti lungo il pendio della montagna, riferiscono i media locali. I disastri legati alle piogge hanno già ucciso più di 100 persone in India, soprattutto nel nord, dall'inizio della stagione dei monsoni, il 1 giugno, ha detto il Dipartimento Meteorologico indiano. Bambini e cellulare. L'ospedale Bambino Gesù stila un decalogo per la salute digitale. Antonella Mazza Teruel.
È un decalogo per la salute digitale che ha lo scopo di educare ad un uso critico e responsabile dello smartphone, quello proposto dall'Istituto per la Salute del Bambino e dell'Adolescente dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù insieme ad Alma Viva, gruppo italiano che opera nella tecnologia dell'informazione. 10 consigli per tutti nell'ambito del progetto A Scuola di Digitale, perché si è abbassata notevolmente l'età in cui si viene in contatto per la prima volta con uno smartphone, quindi niente schermi sotto i 18 mesi, ma incoraggiare esperienze di apprendimento che coinvolgano i sensi. Tra i 2 e i 6 anni un'ora al giorno di scoperta digitale. In età scolare limitiamo l'uso dei dispositivi ma senza vietare. Niente dispositivi invece prima di andare a dormire. Troviamo alternative allo smartphone come calmante. Insegniamo strategie per gestire le emozioni come il gioco all'aperto, la lettura o il disegno. A pranzo meglio chiacchierare. Impariamo a gestire il tempo trascorso sui dispositivi. Educhiamo alla sicurezza online. Insegniamo l'importanza di utilizzare password sicure, di proteggere la privacy, educhiamo ad un uso critico e responsabile dei dispositivi e manteniamo un dialogo costruttivo con i nostri figli, perché questi strumenti, di cui adulti e ragazzi sembrano non poterne più fare a meno, non sono soltanto rischiosi. L'uso si è sempre più diffuso, ma senza regole, e questo ha comportato una serie di svantaggi per i bambini e per i ragazzi, in alcuni casi creando delle vere e proprie dipendenze. È quindi importante disporre di un decalogo, ciò che può essere fatto e deve essere fatto e ciò che non deve essere fatto, anche perché questi dispositivi, in particolari situazioni, possono essere di grande aiuto e bisogna usufruirne sapendone usufruire. Cinema, seconda giornata del Giffoni Film Festival, la rassegna dedicata ai giovanissimi. Tra i protagonisti di oggi, Antonio Cabrini e Caterina Guzzanti. Fabio Falzone. Personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, ma anche politici, attori e registi, ma anche campioni dello sport, tutti pronti all'incontro e a rispondere alle domande della platea dei veri protagonisti del Festival di Giffoni, cioè i ragazzi dai 3 anni agli oltre 18. Vedono film e discutono sul futuro del cinema e della comunicazione. Un incontro, come vedete dalle immagini alle mie spalle, che si fa scambio, in cui tutti hanno qualcosa da imparare. Quali sono quelle 2-3 cose importanti che possono venire dallo sport, ma non solo, da far passare ai ragazzi? Ma sicuramente innanzitutto la passione per qualsiasi cosa tu possa fare, sia a livello sportivo che non. Cioè, se ci metti la passione, solitamente arrivi a certi risultati e certi traguardi, e soprattutto il fatto di poter anche ascoltare le altre persone, non fare tutto di testa tua, perché prima o poi sbagli. Sono molto contenta, mi sembra una cosa unica. Purtroppo non c'ero mai stata, ma conto di piazzarmi qui almeno un anno sì, un anno no. Vediamo se c'è posto. Ma per i protagonisti di giornata, qual è il primo ricordo legato al cinema e non solo? No, da piccolo no, da piccolo in televisione, forse la televisione in bianco e nero, però non mi ricordo, c'era Calimero. Il primo film che ho visto al cinema è stato Mary Poppins. Ma non vorrei fare gaffe, no, comunque voi pensatemi giovane lo stesso. Al Teatro Romano di Verona, aspettando Re Lear, una rivisitazione della celebre tragedia di Shakespeare. Andrea Domaschio. Un Re Lear dimissionario che però non accetta di arrendersi alla follia e cerca di trovare un comune terreno di dialogo con la figlia Cordelia prima che gli eventi precipitino e la tragedia si chiuda con la strage generale immaginata da Shakespeare. Questo è il fulcro della pièce Aspettando Re Lear, proposta al Teatro Romano di Verona da Alessandro Preziosi, sceneggiatore, regista e protagonista dello spettacolo. Cercando di capire in che cosa consista poi la modernità di questi straordinari classici, cioè dov'è la loro straordinaria contemporaneità. E quindi ho sfilato dal testo, grazie anche a Tommaso Mattei, l'adattamento del testo shakespeariano, il rapporto fra il padre Lear e la figlia Cordelia, e tra Gloucester, padre, e tra Edgar, figlio. E attraverso questo confronto, queste due tracce che scorrono apparentemente ognuna con la loro, diciamo, con la loro mappatura, ho trovato anche personalmente una grandissima e interessantissima rete di spunti nel concetto di modernità dell'essere padre
e della difficoltà di essere figli. Il dramma shakespeariano si consumerà comunque, ma padri e figli avranno in ogni caso tentato di confrontarsi sulla scena millenaria di l'incomunicabilità tra generazioni, con atavica rabbia, ma anche con un barlume di speranza. È tutto, vi lascio al film Miral, l'informazione del TG2000 torna domani mattina a pochi minuti prima delle 8:30. Buona serata.